Montefòru è la voce narrante di chi riesce ancora a leggere il mondo, a trovare un simbolo, un qualcosa in tutto ciò che vede, farne una sintesi e riuscire a riraccontarlo, a tramandarlo agli altri. Montefòru! In intro a una fontana batto un'ambita sola. Montefòru! Compare mio, tu sei un vero contaconto smacco foro, compa! Bono prode! Le mosche maghette! La narrazione dalla voce viva delle persone è una cosa fondamentale, una tradizione che dura da quando esiste l'uomo. È per quello che il teatro ha questa funzione straordinaria, perché con tutto quello che possiamo inventarci, nulla comunque sostituirà mai il fatto di condividere un luogo dove c'è una persona che respira insieme a te, che suda, che urla, che parla, che tu ascolti le vibrazioni nello stesso luogo, nella stessa temperatura, nelle stesse condizioni. Quindi è un tipo di racconto che è insostituibile e che è fondamentale. Dove c'è bellezza c'è armonia, dove c'è armonia c'è ascolto, dove c'è ascolto c'è anche silenzio, comunque c'è capacità di interagire, di colloquiare, e quindi la bellezza non è solamente un quadro, non è solamente un oggetto, ma la bellezza è anche nei rapporti, è nella filosofia di vita, è nella nostra capacità di intendere la vita in un determinato modo. Poi a un certo punto scende questa rete che è fatta di infinite parti di specchi, una rete inventata dal nostro scenografo che è Marcello Chiarenza, che ha fatto questo lavoro così straordinario, onirico, come lo è poi lo stesso Tango Macondo, visto che tratta il tema del realismo fantastico sia sudamericano che sardo, con García Márquez, con Borges e anche con Salvatore Nifori. Non è una bellezza fine a se stessa, ma che è soprattutto una bellezza che riguarda poi l'emozione. Ecco, bellezza è anche secondo me emozione.